Sì, ecco Carmine, siamo qui sul viadotto di Valle Costina. Il ministro Toninelli sta intervenendo adesso in diretta sulla RAI, però noi abbiamo comunque raccolto già le prime dichiarazioni dell'ingegnere Migliorini, Ministero dei Trasporti, e del professore Paolone dell'Università della Sapienza di Roma. Tra qualche istante dovremmo avere anche il ministro Toninelli, che è arrivato proprio 5 minuti fa direttamente da Roma, e per verificare, per in qualche modo presiedere a questi lavori di verifica che stanno svolgendo qui sul viadotto della 25 di Colle d'Ara. Professore Migliorini, poi magari nello speciale che manderemo in onda vi spiegheremo anche meglio tecnicamente come si svolgono queste verifiche. Sono sostanzialmente delle prove di carico su questo viadotto. Anzi, abbiamo qui, siamo in diretta, ingegnere, su Rete 8. Buongiorno. Allora, per spiegare meglio che tipo di lavoro state svolgendo qui sul viadotto. Stiamo eseguendo delle prove di carico, quindi con dei carichi che simulano i carichi della normativa. A seguito di queste prove, di questi carichi, delle sollecitazioni indotte, misureremo e stiamo misurando delle deformazioni alla fine di costruire un modello matematico con l'ausilio dell'Università di Roma che ci consentirà poi di avere appunto di applicarlo a tutti i viadotti in modo da fare le adeguate verifiche di sicurezza. Ecco, lei prima ha precisato, si tratta di individuare un metodo più che fare cioè, di avere dei risultati veri e propri. Certo, noi stiamo cercando il metodo per verificare, questo è quello che cerchiamo, cioè da questa prova non uscirà fuori se il viadotto Collecastino è sicuro o non è sicuro. Questa prova ci serve per tarare lo strumento di verifica e questa è la cosa E importante. questo esperimento sarà poi replicato su tutti gli assi autostradali A14. Sarà replicato chiaramente anche su altre società concessionarie nella rete di mia competenza, in particolare nella A14 con Autostrade per l'Italia. La ringrazio, grazie all'ingegnere Migliorini del Ministero dei Trasporti. Carmine, se possiamo tergiversare ancora un pochino, Assolutamente sì. perché tra poco. Sì, intanto qui, giusto per illustrarti com'è la situazione qui sul viadotto, da questa mattina sono così al lavoro i tecnici in collaborazione con gli ingegneri dell'Università La Sapienza di Roma. Ne ha parlato l'ingegnere Migliorini, quello alle mie spalle è un supporto, come vedete, in metallo che verifica anche lì la staticità. Ci ha spiegato, è presente anche l'ufficio stampa di Strada dei Parchi, Pasquale Galante, che ci ha spiegato che verifiche da parte di Strade dei Parchi nei mesi scorsi sono già state effettuate e che hanno dato degli ottimi risultati, ma loro sono comunque disponibili a questo tipo di verifiche. Ecco, abbiamo il ministro Carmine. Ministro, buongiorno. Queste prove campione in qualche modo dei viadotti che avete individuato si inizia qui dalla 25. So che lei su questo tratto ha puntato molto la sua attenzione. Sì, abbiamo puntato molto la nostra attenzione per verificare se effettivamente gli standard di sicurezza fossero rispettati. Queste prove sono una conseguenza delle verifiche straordinarie che sono state disposte dal sottoscritto alle nostre strutture tecniche ministeriali ispettive presenti sul territorio. Ma servono anche a fare un'altra cosa molto importante: i dati scientifici che usciranno da queste verifiche, e c'è anche l'Università La Sapienza di Roma, saranno utilizzati come modello applicativo di standard di sicurezza su tutta la rete autostradale. Cioè, ad oggi erano i concessionari che legittimamente, sulla base di convenzioni, fissavano degli standard di sicurezza sulla base di prove di carico che noi come Stato controllavamo. Ora anche lo Stato, attraverso il mio ministero, fa delle prove di carico, esegue dei rilievi scientifici, fissa dei parametri che dirà ai concessionari di rispettare in perfetta collaborazione. E questo anche in merito al fatto che comunque la concessionaria, ci hanno spiegato prima, queste verifiche le ha già svolte nei mesi scorsi. Questa concessionaria le verifiche le ha già svolte, ma è evidente che noi non possiamo limitarci a controllare
controllare le carte. Io purtroppo ho trovato un ministero che controllava le carte e solo le carte. Oggi, anzi da ottobre che ho mandato fuori i nostri ingegneri a fare verifiche con sopralluogo, visive e tecniche, che hanno comportato una serie di interlocuzioni scritta con i concessionari, per cui devono fare determinate opere di messa in sicurezza o di verifica su queste tratte autostradali. A 24 e 25 ad esempio abbiamo disposto sì le verifiche ma anche delle limitazioni di traffico. Che cosa significa tutto questo in soldoni? Che lo Stato è tornato a controllare, che lo Stato è tornato a uscire dagli uffici di Roma e andare su territori vicini ai cittadini, alle comunità, a dire loro se le cose vanno bene oppure no. E penso che sia una cosa positiva per tutti, per i concessionari compresi. Un'ultima battuta: i sindaci per i pedaggi l'hanno invitata a un vertice oggi pomeriggio a Carsoli, andrà o comunque si sentirà con loro? Beh, innanzitutto io penso che i sindaci siano ben soddisfatti che il primo di gennaio non sia scattato neanche l'aumento Istat come doveva scattare. Non c'è stato nessun aumento né dal livello dell'inflazione né del 19% concordato. Quello che vi devo dire è che stiamo costantemente andando avanti nell'interlocuzione sul PEF, piano economico finanziario, scaduto da 5 anni, cioè io ho ereditato una concessione che non veniva aggiornata da 5 anni, la stiamo aggiornando. Siamo andati due volte a Bruxelles perché il concessionario portava un parametro economico che non era evidentemente sostenibile, è per questo che per 5 anni non si è aggiornato alcunché, e noi portiamo altri parametri economici che penso che siano intermedi. Ovviamente stiamo andando avanti, se non dovessero accettare, io non starò mica 5 anni ancora a aspettare un accordo, se non dovessero accettare un accordo che fa dei passi avanti, troveremo tutte le strade necessarie da percorrere. Grazie, ringraziamo la signor Ministro. Carmine, se vuoi possiamo chiudere qui il collegamento oppure proseguire, dici tu. Allora Luca, io direi ovviamente ci ricollegheremo, ci richiederai la linea se ci saranno delle cose interessanti da mostrare, da far vedere, magari anche prima della conclusione del nostro telegiornale, se ci sono delle operazioni in corso di cui appunto effettuare delle riprese che possono essere interessanti per i nostri telespettatori. Vi rimandiamo naturalmente al telegiornale delle 19.30 con un servizio ampio e completo e ovviamente allo speciale in onda alle ore 20.40. Grazie per il momento Luca.